Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine, per evitare che si getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro? Tutti coloro che vedono comincino a deriderlo dicendo: «Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro». Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima ad esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo». Parola del Signore. Il brano evangelico di questa domenica è un invito pressante a ciascuno di noi per essere discepoli di Gesù. Il discepolato è una modalità di sequenza, di adesione, ma anche di impegno. Prendere ogni giorno la propria croce è l'invito ad essere concreti e realisti, a sperimentare ciò che genera dentro di noi fatica, difficoltà, soprattutto nell'essere dentro, non solo una dimensione etica cristiana, ma essere dentro l'esperienza di chi si sente contento di far parte di una chiesa, di una comunità, di un gruppo. Qual è la croce di ciascuno di noi quotidiana, fatta talvolta di sofferenze, piccole o grandi? Possono essere le situazioni che difficilmente trovano soluzione. Talvolta sono persone con le quali condividiamo la dimensione familiare, la dimensione lavorativa. Ma è proprio dentro questi ambienti che ognuno di noi deve saper trovare la propria collocazione. Siamo invitati da parte del brano evangelico anche ad essere persone realiste. Chi si mette a costruire una torre deve avere il necessario da un punto di vista economico, ma anche di chi realizza. Ecco, questa dimensione, chiamiamola così, concreta, oggettiva, è un invito da parte di ciascuno di noi a capire quali sono i nostri limiti e le nostre opportunità. Rinunciare a ciò che riteniamo che sia superiore all'esperienza cristiana. Per questo la sequela di Gesù è una sequela radicale. Però non abbiamo solo dimensione di compromesso. Chi segue il Vangelo, come in altri testi è stato scritto, riceverà 100 volte tanto. Allora l'augurio, l'invito e il coraggio ad essere persone che accettano la propria croce e fanno di questa croce proprio l'elemento della propria testimonianza di carità. Buona domenica.